Buongiorno amici di Quotidiano Net, siamo qui per parlare di sport nella nostra web TV. Abbiamo un ospite d'eccezione, Josefa Idem. Buongiorno Josefa. Buongiorno, buongiorno a tutti. È ospite questa mattina Josefa Idem del Resto del Carlino, grazie dunque al direttore Pierluigi Visci, al vice direttore Pierluigi Masini che ci hanno consentito di realizzare questa intervista e quindi un'intervista in esclusiva per Quotidiano Net. Josefa Idem, lo ricorderete tutti, olimpionica di lunghissimo corso, ha fatto quest'anno a 43 anni la sua settima Olimpiade vincendo una fantastica medaglia d'argento che per qualche millimetro non è stata medaglia d'oro. C'è ancora rammarico o c'è più soddisfazione? Ma c'è stata soddisfazione nel primo momento, c'è soddisfazione oggi, ho subito accettato il secondo posto, purtroppo abbiamo un photo finish che riesce a vedere i millesimi. In tanti altri sport questo non esiste. Poteva esserci un exequo? Poteva esserci un exequo. In altri sport sarebbe stato così, ma è inutile fare le ipotesi. Io mi sono portata a casa un argento vinto e non penso a un oro perso, perché sarebbe assurdo. Ecco, mi considero anche con questo argento una persona estremamente fortunata. Ma io direi di sì, anche perché lei ha superato vari momenti, vari stadi della vita. È diventata due volte mamma di due figli di 13 e di 5 anni. È arrivata alla soglia dei 43 anni, eppure ancora è competitiva ai massimi livelli. Ma qual è il segreto? Infatti stavo dicendo, di solito a questo punto mi chiedono qual è il segreto. Il segreto è una grande professionalità. Noi diciamo sempre, il nostro motto è che bisogna fare dell'eccellenza uno standard. E quando dico noi, questo è l'altro segreto, il fatto che è un lavoro fatto in famiglia. Mio marito mi allena, segue tutta la parte dell'immagine, e tutta la parte dei test di fisiologia e quant'altro, e di conseguenza c'è, cioè, con lui ho il tecnico più bravo che posso immaginare, veramente preparato. E il più vicino possibile. E il più vicino possibile, e questo poi non comporta lontananza come tante altre volte nelle famiglie, no? Certo. Noi ci muoviamo come nel clan, momento come clan. In cui è possibile, cioè siamo una carovana, un clan con una carovana, sempre, ecco, via con due macchine. Che vi muoviate come clan, avevano avuto percezione tutti i telespettatori italiani e non solo italiani nel momento in cui lei ha conquistato questo secondo posto e soprattutto nel momento in cui i suoi due figli, rompendo ogni cerimoniale, l'hanno raggiunta, le sono saliti in braccio, l'hanno festeggiata. È stato veramente un momento di grande gioia familiare servito davanti agli occhi del mondo. Sì, poi dicevo, non era studiata questa scena, loro riescono sempre a fare in modo di passare dappertutto, spero che grazie alla loro simpatia. E poi c'è da dire che questa scena si ripete ogni anno, perché loro sono sempre con noi e poi alle Olimpiadi ci sono le telecamere che lo vedono, e per noi è stato proprio comunque un momento di gioia autentica vissuto insieme, ecco. Ecco, nella sua vita Josefa Idem è riuscita a fare anche per 6 anni l'assessore allo sport del comune di Ravenna. Che tipo di impressione le ha dato questa esperienza? Credo di citare soltanto le parole di qualsiasi persona che si muove nel mondo della politica. È stato un periodo molto impegnativo, perché non mi sono risparmiata, ho certo cercato di portare il mio contributo al 100%. E naturalmente poi nel mondo della politica queste cose sono anche sempre discusse in maniera diversa. Questo è ovvio. Però credo di aver fatto un buon lavoro e spero che questo sia stato un ottimo contributo per Ravenna. Senz'altro posso dire che mi ha arricchito come persona, come esperienza, come conoscenza di quello che è il territorio, come conoscenza di quello che è il mondo della politica, perché è proprio una cosa da imparare, uno certo non la penserebbe prima mica così. Ecco, ma lo sport praticato continuerà, Josefa, cosa pensa a questo punto? Ma adesso dopo le ultime Olimpiadi, forse anche un po' vittima di un luogo comune, ho detto a 40 anni sarà a smettere, è una decisione che in realtà poi ho molto sofferto, di cui mi sono anche un po' pentita, tant'è che poi sono tornata e a quel punto, perché sta qui a fare i giri di parola, no? Cioè, sì. Cerchiamo di cavalcare l'onda del momento, di utilizzare, sfruttare anche l'ottimo stato di forma che c'è stato quest'anno per vedere se arriviamo ancora fino alle Olimpiadi anche di Londra. Ecco, ha detto Londra ed è importante, Josefa, perché, ripetiamo, lei ha vinto 5 medaglie, 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi, ma soprattutto è alla 7ª Olimpiade.
ci sono soltanto due personaggi dello sport italiano che sono arrivati a 8 Olimpiadi. Sono Piero e Raimondo D'Inzeo. Sono degli idoli dell'equitazione, ma soprattutto che avevano potuto proseguire l'età, visto il tipo di sport, oltre i 60 anni naturalmente, cosa che non è possibile immagino nella canoa. Però se Josefa riuscisse davvero a centrare la sua 8ª Olimpiade, eguaglierebbe questo storico primato. Beh, poi c'è comunque da dire che loro hanno sempre cambiato cavallo, io sono sempre lo stesso cavallo, quindi cioè, sarebbe comunque una cosa straordinaria. Bisogna arrivarci, noi ci mettiamo, gliela mettiamo tutta. Senta, un'ultima cosa, vanno molto di moda questi sportivi che sull'onda del successo vanno in televisione, partecipano ai programmi e vedo che lei comunque ha grande simpatia e grande comunicativa. Lei si vedrebbe in qualche programma televisivo, al di là delle partecipazioni che ha già fatto? Ma naturalmente non precludo delle partecipazioni sì. Televisive. Però non di quel tipo, sì. Che, di cui si parlava prima, queste sì. Trasmissioni di gossip, di reality sì. E quant'altro. Anche perché lei dall'Isola dei Famosi tornerebbe in canoa, quindi tutto risolto. No, non credo che potrei partecipare a una cosa del genere, perché penso che dà una grande notorietà in quel momento, però poi brucia anche in fretta l'immagine, come certo. Poi succede su tutti quelli che vi partecipano, quindi credo che bisogna costruire l'immagine su cose più durature, più di valore. Bene. Un'ultima cosa, contenta di essere diventata, fra virgolette, italiana? Molto contenta, tant'è che mi sono autoadottata, potevo anche non farlo, è stato un atto d'amore e dico sempre che sono tedesca e sono italiana, che a volte stona ai tedeschi che dico che sono le due cose, a volte stona agli italiani che dico che sono le due cose, ma è così, che è si così. Diventa le due cose, non si è una cosa e ci si sente un'altra, si è le due cose ed è un'esperienza che dà una grandissima apertura mentale, perché permette comunque di vedere il mondo con le sue svariate sfaccettature e esserne certo. Consapevole e sapere che neanche solo queste due sono il mondo è tante è cose. Ringraziamo tanto Josefa Idem che è stata qui con noi e le facciamo l'augurio che penso le starà più a cuore. Buona 8ª Olimpiade, sperando che sia là con noi a Londra. C'è del tempo, sono passate da 6 settimane, però come dicevo. Grazie ancora.